È arrivato un comunicato ufficiale importante per la Juventus, perché ci sono novità in merito a quello che è un infortunio di un calciatore dei bianconeri. Uno stop forzato che secondo molti già può essere considerato una buona notizia. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo che in maniera del tutto gratuita sarete costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora qui in questo canale, che su questa piattaforma è uno dei pochi a essere gratuito, totalmente gratuito, senza alcun tipo di abbonamento. Vi basta iscrivervi e ovviamente lasciare un like a questo contenuto. Andiamo diretti alla notizia, perché tutte le testate giornalistiche parlano di questo come una brutta notizia. I giornali e i detrattori della Juventus, perché invece i tifosi della Juventus vedono questa come una buona notizia, perché è uscito il comunicato relativamente agli esami strumentali effettuati questa mattina al GE Medica da Alessandro e hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Si parla di un lungo stop, non si parla di un infortunio di un paio di settimane e si torna. Dovrà ripetere il difensore brasiliano questo esame tra 15 giorni per definire con maggiore certezza i tempi di recupero, ma si parla di un mese e mezzo / due mesi fuori dai campi di gioco. E quindi Alessandro, che nella prima partita aveva giocato titolare ma che poi aveva perso un po' di terreno nei confronti di un Gatti che stava sempre mettendo piede nell'ambito della partita Juventus, ora definitivamente lascia lo spazio al giocatore ex Frosinone. Ricordiamoci che lui è l'unico mancino che ha in rosa la Juventus a livello di braccetti destro-sinistra della Juventus. Quindi a questo punto Danilo si sposta definitivamente sull'out di sinistra, quindi non ci sarà più la rotazione Danilo a destra quando c'è Gatti e a sinistra quando c'è Alessandro, perché Danilo a questo punto si sposta definitivamente a sinistra, perché è l'unico che può fare quel tipo di ruolo, cioè il braccetto di sinistra oltre Alessandro. Quindi di fatto lascerà spazio a Gatti, ma come braccetto di destra. Lui si è fermato, tra l'altro Alessandro si è fermato dopo un infortunio, o meglio un piccolo fastidio avvertito ieri mattina proprio quando era andato a fare visita alla Continassa, proprio Spalletti, per vedere da vicino gli azzurri. Ecco che la partita in cui dovrebbe rientrare è il match in programma per l'11 novembre contro il Cagliari, se no eventualmente sarà in campo per il derby d'Italia contro l'Inter dopo la sosta delle nazionali. Quindi parliamo di un Alessandro che praticamente si farà le ultime partite del 2023, ma di fatto a pieno regime, secondo me, lo vedremo a questo punto del 2024. Molti la vedono come notizia chiaramente negativa, perché Juventus perde uno dei difensori, però essendoci solo una competizione ed essendo che questo terzetto difensivo in queste giornate ha dato delle garanzie, beh, Danilo braccetto di sinistra, Gatti come braccetto di destra e Bremer come centrale, e beh, potrebbe essere una soluzione molto interessante. Tra l'altro ricordiamoci che Alessandro agli ultimi mesi di contratto con la Juventus, perché lui fa parte di quel mischione di giocatori che insieme ad altri come Cuadrado aveva i vecchi contratti rinnovati da Marotta, cioè i famosi contratti in cui all'ultimo anno, a quello della scadenza del contratto, avevi la possibilità, una volta raggiunto un tot di presenze, di rinnovare automaticamente quel contratto. Ed è successo ad esempio a Alessandro, una cosa che per esempio è stata imputata non tanto a lui quanto ad Allegri, perché tutti sapevano che tra le 33 e 25 partite lui avrebbe rinnovato automaticamente il proprio contratto. E lui, esattamente come Cuadrado, non ha fatto una scelta di cuore dicendo vabbè, magari lo spalmo in due anni, rimango in due anni, ma due anni alla metà del contratto. No, lui guadagna 6,5 e 6,5 provole e pretende dalla squadra. E da un lato è giusto anche così, dall'altro però evidentemente siamo di fronte a un Alessandro che ormai è risaputo, l'anno prossimo fa in scadenza, giugno 2024, ed è quasi certo di andare via, o meglio è certo di andare via, perché quest'anno non ci sono di questi giochetti, diciamo, che possono essere sfruttati all'entourage del brasiliano, ma la Juventus sicuramente non lo rinnova, anche perché si parla di un Alessandro che ha avviato dei contatti con dei club della Saudi League, quindi dell'Arabia Saudita, ma si siano dati appuntamento all'anno prossimo della serie. Io già guadagno un bel po' alla Juventus, faccio l'ultimo anno a buoni livelli, poi l'anno prossimo vado anch'io in Arabia Saudita. Quindi è un Alessandro che 9 su 10 l'anno prossimo lo vedremo in Arabia Saudita, e a questo punto vedremo come potrà da questo punto di vista essere utile alla causa, e staremo a vedere quanto potrà fondamentalmente essere sfruttato anche in quel tipo di campionato. E questo voler dire una cosa: ora si darà molto più spazio a chi? A Gatti, perché finalmente
la Juventus può sfruttare appieno questo ragazzo che con l'alternanza Alessandro, Gatti, Danilo spostato, magari ogni tanto giocava uno, ogni tanto giocava l'altro. Così invece non ci sono chance. Cioè così abbiamo poco di cui discutere. Alessandro sta fuori e Gatti sarà in campo. Anche perché Rugani è visto non come braccetto destro e sinistra, ma come alternativa a Bremer al centro. Quindi la prima alternativa potrebbe essere Hussein, che potrebbe essere lui il difensore olandese, da molti considerato come l'erede di De Ligt, come quello che ora potrebbe far rifiatare Gatti. Perché ancora non abbiamo visto nello schieramento Juve dove Allegri vorrebbe metterlo, se è come centrodestra o come centrosinistra, se lo vuole adattare a destra o se lo o meglio, se lo vuole adattare a sinistra o se lo vuole mettere a destra. Però è vero anche che Hussein ad Allegri ha colpito molto. Solitamente Allegri non si fida mai dei difensori diciottenni. Quindi per portare questo ragazzo e farlo salire in prima squadra vuol dire che si fida molto di questo ragazzo, punto primo. Se tra l'altro la Juventus ha deciso di vendere De Winter e di far salire lui, questo è un ulteriore attestato di stima. Perché Allegri a questo punto, se le cose sono andate così, cioè le cose chiaramente sono andate così anche perché De Winter è andato ufficialmente al Genoa, quindi di fatto se è andata così è perché semplicemente Allegri si fida molto di Hussein, nonostante l'età e nonostante, diciamo, una ancora una immaturità tra virgolette calcistica, perché non ha ancora giocato una delle competizioni importanti al di là delle partite con la Next Gen. Però l'infortunio di Alessandro può essere una doppia buona notizia per Gatti, perché troverà una titolarità costante che gli consentirà di giocare sempre, e dall'altro lato di Hussein, che potrebbe essere lui a questo punto, mentre Gatti prima era la prima alternativa di Alessandro, oggi Hussein per questi due mesi sarà la prima alternativa a Gatti. Se ha un acciacco, se ha un fastidio, se ha un problema, qualsiasi cosa, a quel punto toccherà all'olandese della Juventus. Andiamo a vedere anche la probabile formazione in vista di questa sfida di sabato contro il Sassuolo, dove a questo punto chiaramente il trittico difensivo sarà composto da Gatti, Bremer e Danilo. Dovrebbe rientrare a destra UEA, quindi spazio all'americano che da quel lato dovrebbe prendere il posto dell'altro americano McKennie, che è uscito dal campo un po' claudicante, quindi forse anche per lui ci potrebbe essere un po' di riposo. Dall'altro lato ancora spazio a Kostic, quindi Cambiaso, che sembrava il nuovo perno della fascia sinistra, è stato nuovamente messo da parte per Kostic, con il triente di centrocampo composto da Miretti, Locatelli e Rabiot, che riprende quota. Questi tre tornano ad essere i giocatori su cui può puntare la Juventus, anche perché Rabiot sembrava un giocatore che potesse prendere almeno qualche giorno di pausa, visto che anche lui era uscito un po' zoppicante, ma a quanto pare nulla di grave. E soprattutto fa strano il fatto di Miretti, perché Miretti in campo poi si fa gioli, vuol dire che vuole dare ancora fiducia a questo ragazzo che ha perso tante chance, ma evidentemente lì davanti vuole continuare a dare spazio a Allegri. E poi la coppia d'attacco, credo che per quest'anno vedremo difficilmente le rotazioni lì davanti, cioè Milik e Ken si devono abituare all'idea che o si fa male qualcuno di due, speriamo di no, oppure Vlahovic e Chiesa saranno le garanzie di questo attacco bianco-nero di fronte. Tra l'altro si ritroverà quel Berardi che è stato ad un passo la Juventus fino a qualche settimana fa. Voglio sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Chi ne beneficerà di più di questi due mesi di stop di Alessandro? Se Gatti, se Hussein o qualcun altro, ditemi la vostra qui sotto nei commenti.